Scusate già se tanto mi sistemo, se sarà un video ballerino, però purtroppo oggi mi si è scaricato in un modo assurdo il telefonino e quindi ho dovuto metterlo in carica al momento e con la prolunga è tutto pesante, il telefono appeso al computer. Ecco, solo per farvi capire che se vedete immagini storte, non è che sono scema io che metto male le cose, ma perché avendo il cavetto attaccato vi beccate questa visuale. Comunque, ciao. Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Come al solito, video in diretta e parliamo dell'Isola dei Famosi, della puntata che c'è stata ieri sera. Io nel mentre, come al solito, che aspetto che arrivi un po' di gente, inizio a aggiornarmi le varie pagine. Così se mi scrivete vi riesco a leggere un pochino meglio sul computer. Ah, c'ho il fiatone. Ho il fiatone perché io, come ben sapete, chi mi segue da un po', il mercoledì lavoro, il mercoledì pomeriggio lavoro e quindi incastrare anche la diretta è un disastro. Non ho capito perché hanno messo l'Isola dei Famosi il martedì. Ho capito che non voglio fare concorrenza con Montalbano, ma io penso che il pubblico di Montalbano non va a vedere l'Isola dei Famosi. Comunque, ci becchiamo questo e così. Amen. Come al solito, super illuminata perché io sono in questa location davanti alla finestra. La giornata è bella e quindi il sole mi bacia. Comunque, a parte questa cretinaggine mia, se ci siete, battete un colpo, fatemi sapere qualcosa. Intanto vedo che i miei capelli sembra che hanno le mesh, guardate. Wow, mi piace un sacco questo gioco di colori dei capelli. Seguitemi su Instagram perché vi ho anche scritto che tipo di tinta ho cambiato. Adesso uso un'altra colorazione di colorista e mi piace molto molto di più. E appunto, con questa luce sembra che ho le mesh. Ditemi se vi piacciono i miei capelli, io oggi sono soddisfatta. Ok, basta. Intanto salutiamo Liana e Rosalia, che è sempre in diretta con noi. E aspetto altre persone, vedo che c'è un'altra persona in linea che non mi saluta. Aiaia. No, scherzo, può starci quella timidezza. Comunque, basta. Allora, parliamo di questa puntata dell'Isola dei Famosi. Io, come al solito, cerco sempre di mettere un titolo che racchiude il clou della puntata, anche perché di nuovo, secondo me, è stato molto molto noioso, molto molto lungo, si è protratto fino all'una e un quarto, più o meno, un pochino meno della scorsa volta, però comunque veramente dura troppo e inizia troppo tardi. Però non mi lamento tanto sul fatto che inizia troppo tardi perché è l'orario in cui inizio a dare il latte ad Aurora, a mettere la nanna, quindi almeno mi perdo meno cose, però gli orari sono un po' troppo pesanti. E ci fosse quel trash in più, quel divertimento in più, forse tutte queste ore passerebbero un pochino meglio. Io seguo tutta la diretta, tutta la puntata perché sono un'appassionata di questi reality, però veramente a una certa io sarei andata volentieri a nanna. Però ci becchiamo questa cosa. Sì, un po' noiosa la puntata, mi dice Rosalia, anche Liana. Se non c'è un botto, un qualcosa, neanche la litigata che c'era stata la scorsa settimana tra Rosa e Alessia si è proposta, anzi, le due hanno fatto pace, adesso si amano. Io credo alla buona fede di Alessia, ma assolutamente a quella di Rosa, perché secondo me ha voluto fare questa pace proprio lì lì che iniziava la diretta. Lì lì che poi c'erano le nuove nomination. Purtroppo Rosa non mi piace, io la vedo falsa, mi spiace chi è fan sua, però non ho visto sincerità nella pace che c'è stata tra le due. Mi ha capito molto il fatto che non si sono votate, però secondo me sarebbe anche stato un po' un controsenso. Penso che il pubblico, se o Alessia avesse votato Rosa o viceversa, sarebbe andato contro le due, quindi secondo me hanno anche un po' evitato questa faccenda. Vedremo. Intanto prendo i miei appunti perché poi non vorrei divagare su cose che magari non sono così
allettanti e parliamo della cosa che forse è stata più trash in assoluto ieri, ma anche quella che ha tenuto un po' più di allegria, un pochino di movimento alla puntata. Di cosa sto parlando? Del siparietto che c'è stato tra Giucas e Francesca Cipriani. Infatti l'ho proprio scritto nel titolo perché io sono rimasta sconvolta, non tanto per quello che ha fatto come prova, diciamo così, Francesca, ma per quello che ha fatto dopo. Cioè, sono rimasta boh, non boh, ecco, chi non l'ha seguito adesso poi ne parlerò. Questa edizione dell'Isola sembra tutta programmata e falsa. Eh sì, sinceramente io essendo appunto amante dell'isola, avendola seguito sempre, sempre, non ho mai perso isole passate, neanche puntate passate, se me le perdevo andavo a rivedermele su internet. In questo caso sì, ti posso dare ragione perché, boh, sembra un po' tutto un sotterfugio, tutto che se succede una cosa un po' scandalosa non bisogna parlarne, se succede, che ne so, una litigata un po' diversa dal solito è meglio cercare di andare su un altro argomento. Boh, vedo sì, un po' di falsità, non capisco neanche il motivo, visto che, essendo un programma non è come il Grande Fratello 24 ore su 24, però che comunque è seguito un tot di ore al giorno, non lo so, è un po' strana, sì, è un'edizione un po' boh. Nonostante il cast mi piaccia molto di più rispetto a quelli che ci sono stati in passato, perché vedo che non c'è tanta competizione tra le persone, sì, c'è quella separazione di generazione giovane e un po' più vecchiotta, però neanche più di tanto. È un mistero, un po' un mistero quest'isola. Comunque, tornando all'argomento Giucas e Francesca, cosa è successo per chi non ha seguito? Praticamente ieri hanno voluto, e secondo me l'hanno fatto appositamente per creare parlate il giorno successivo, cioè oggi, sui vari giornali, testate giornalistiche, il fatto che si facesse di nuovo la proposta a Francesca di salire su quel benedetto elicottero e di fare il salto che si fa nella prima puntata quando si entra nell'isola. L'ha dovuto fare perché? Perché lei ha fatto tutta quella scenata, la prima puntata, ha fatto audience e quindi ne hanno approfittato per questo motivo. Poi metti insieme Giucas e Francesca, proprio una coppia fantastica. E niente, praticamente hanno deciso che Giucas doveva ipnotizzare Francesca per farla tranquillizzare, per farla calmare, per farle passare soprattutto la paura del tuffo dall'elicottero. Boh, sembra esserci riuscito perché l'ha ipnotizzata, sono saliti sull'elicottero insieme, però ecco, io non ho capito, io non ho mai creduto a Giucas in generale, a tutte le prove che ha fatto nella sua vita, a tutte queste cose, delle mani che non si staccano, non so se chi è della mia generazione sa di cosa sto parlando, comunque delle magie, delle cose strane che ha sempre cercato di fare Giucas, non ho mai capito se fossero reali o no, ero più sulla parte o no, perché boh, non lo so, comunque l'ha ipnotizzata. Boh, non ho capito se è stato veramente così oppure no. Comunque poi mi ha fatto specie il fatto che poi una volta che erano seduti perché l'ha ipnotizzata ed era distesa, in qualche modo l'hanno dovuta mettere su questo elicottero e partire. E quando infatti si sono collegati, che erano in viaggio, erano sia Giucas che Francesca seduti normalmente sul sedile. Con le cuffie, ecco, non ho capito, se sei ipnotizzata ti serve avere le cuffie e sentire cosa viene detto in studio? No, ecco, quindi, boh, vabbè. Ciao Jennifer, no, niente, sto parlando praticamente di quello che è successo tra Giucas e Francesca, la fase elicottero, e poi voglio parlare soprattutto della fase successiva. Comunque, non ho capito il fatto che lei comunque era seduta, aveva gli occhi aperti,
una fase di ipnosi stranissima, comunque in qualche modo è riuscito a ipnotizzarla e lei senza banfare, come si dice qua da me, senza dire parola, senza proprio neanche un urlo, una reazione, un sorriso, niente, zero completo, lei si è messa lì dallo portellone, lui ha detto la parola che la doveva far buttare giù, cioè pizza, che era la ricompensa se lei fosse riuscita a attraversare questa fase sua, questa sua paura. Lui dice pizza e lei, boom, si butta in acqua, tranquilla come una Pasqua. Anche lì, se sei ipnotizzato, ti butti così e poi rimani come un salame in mezzo al mare. Non lo so, comunque l'ha fatto senza dire niente e boh, hanno vinto praticamente la pizza. Ognuno, da quel che ho capito, avrà la sua pizza durante il corso della settimana, quindi almeno hanno il tempo di godersi la pizza, perché di solito quando ci sono le ricompense, anche se poi non viene mai rispettata la regola, hanno un tot di tempo per consumare il cibo. Ecco, almeno hanno la loro tranquillità. Stanno seduti, tranquilli, perché anche se non mangi da giorni, però poi ti abbuffi perché devi fare velocemente, ti viene male, perché è normale così. Comunque hanno vinto la pizza, eccetera. Una volta rientrati in studio, nella palapa, i due, lei era talmente euforica che aveva vinto la pizza e mangiava la pizza, che è andata addosso a Jukas e l'ha baciato in bocca. Ma non una volta, mi sembra di aver contato 3 volte. Oh mio Dio, cioè veramente, ma neanche nella più pazzia totale vai a pensare di baciare in bocca Giucas, al massimo vai da qualcun altro che è lì, magari anche un po' più giovane, e te lo baci, approfitti in quel momento, no? No, lei ha baciato per ben 3 volte, se non di più, Giucas in bocca. E l'ultima volta sembrava quasi che fosse un pochino più morbosa. Lasciamo perdere, tutti dicevano che era ancora un attimo ipnotizzata, sicuramente era intontita, non so che cosa abbia fatto Giucca se in quella testa. Comunque vabbè, è stato esilarante, ecco, quella è stata la scena più bella di ieri, quella che mi ha fatto scompisciare dalle risate, ma anche mi ha lasciato così, perché vedere certe scene, ok, che non avevo mai, avrei vomitato. Ok, basta. Ditemi se mi vedete, perché vedo che la connessione è un attimino così. Ma sì, ci sono. Ho sempre paura della connessione che vada via, anche perché in questi giorni sto seguendo alcune dirette qua su YouTube e vedo che tutte hanno lo stesso problema che ho avuto io qualche settimana fa, che a un certo punto si bloccava. Quindi cerco di parlare il più veloce possibile, di non fare troppe papere, di dirvi tutto quello che vi voglio dire, perché ho paura veramente. Ogni volta che adesso faccio la diretta ho paura che mi si blocchi, mi si palli tutto e non ho voglia di farne un'altra, perché anche la gente che mi segue vuole un continuo, non ha voglia di guardare la prima diretta, la seconda diretta. Lo so perché io stessa non ne avrei voglia. Comunque andiamo a leggere. Allora, io non ci credo a questa cosa con Jukas, infatti quello che dicevo io, mi è dispiaciuto moltissimo che sia uscito Filippo, era un bel personaggio, questa volta sinceramente non sapevo chi scegliere, però preferivo uscisse Franco. Eh sì, perché al televoto c'erano Franco, Filippo e Amauris. Amauris io volevo rimanesse lì e sono contentissima che sia rimasto, perché è l'unico che dà un po' di brio, quello che dà aiuto, quello che dà conforto, è come fosse un papà. Ecco, io lo vedo così e sono contentissima che sia rimasto, però veramente tra Filippo e Franco io veramente non ci posso credere che di nuovo Franco è passato al turno. Che ci possiamo fare? Ma Filippo, io poi alla fine quando erano rimasti loro due sapevo che purtroppo il pubblico avrebbe scelto Filippo proprio perché lui si è esposto molto, ha fatto vedere purtroppo una parte di sé che avevamo già visto in passato il Grande Fratello, ma non è passato un bel messaggio con alcune sue reazioni, quindi diciamo che hanno fatto bene a mandarlo a casa, perché lui secondo me dopo 8 giorni sarebbe sempre più peggiorato. Lui purtroppo ha un caratteraccio, chi ha il caratteraccio può
può migliorarsi, ma non può definitivamente diventare un angioletto. Ma è normale così, quindi non facciamogli una colpa. Purtroppo Franco si espone meno, comunque fa il simpaticone, quello ignorantone che scherza, e quindi è ovvio che al pubblico fa ridere, diverte e tutti lo tengono. Anche perché Filippo è andato via col 66% dei voti, erano tre persone, direi una percentuale abbastanza elevata. Perché è simpatico, ma tra i tre io tifavo sia Filippo che a Mauris. Ok, dovevo continuare il discorso, però tu mi hai fatto due commenti e quindi pensavo fosse un altro argomento. E niente, quindi questa è stata la prima parte, forse meno noiosa, la meno noiosa della giornata, della diretta. Però poi appunto dopo non si è parlato di chissà che cosa, di nuovo tornati sul discorso canne, allora hanno praticamente interrogato tutti gli ex naufraghi, sia chi era arrivato ieri, cioè Cecilia e Craig, sia di nuovo sono tornati su Eva, su Nadia Rinaldi, però veramente capisco che si voglia arrivare a una verità, che secondo me la verità c'è già. Però basta, perché veramente io mi metto nei panni dei naufraghi che si ritrovano in studio per la prima volta, vogliono vedere la loro storia, come hanno passato i giorni all'isola, vogliono parlare di sé, e invece poi si va sempre a ricadere sulla questione canne, ma tu hai visto, ma tu non hai visto, cosa hai fatto, cosa non hai fatto. Veramente che palle, scusate, ma che palle. Palle. Io capisco Striscia la Notizia che continua tutte le sere a riproporre gli stessi filmati che secondo me dopo un po' rompono, perché ormai abbiamo capito quello che ha detto Alessia verissimo, abbiamo capito quello che ha detto Eva, quello che ha detto Nadia, adesso quello che diranno gli altri, però chi ha ragione, chi non ha ragione, alla fine soltanto Eva ha detto qualcosa, perché gli altri dicono: ah, io non ho visto, io non c'ero, io non ho guardato, ma ci può anche stare, perché uno non vuole togliersi spazio per parlare di un qualcosa che non si deve neanche parlare in TV o durante la diretta, ma in sede separata. Quindi la verità, come vi dicevo, c'è, si sa. Lui, Francesco Monte, si è fumato le canne, perché ci sono i filmati, perché ci sono dettagli che Eva ha detto, perché inventarsi certi dettagli. Lo ha anche ammesso, perché non lo fanno mai rivedere il giorno in cui Eva ha fatto questo exploit, scusate i capelli. Francesco lo ha anche ammesso, non so se ci avete fatto caso, in un piccolo frangente. Ha detto: eh sì, vabbè, che c'entra? Eravamo in una sede diversa dall'isola, non era ancora iniziato il programma. Quindi lo ha ammesso. Stop, abbiamo capito che lui si è fatto le canne. Eva non si capisce perché continua. Lei dice: perché voglio che la verità esca. La verità è già uscita, la si sa, punto. Non andiamo sempre a indagare, perché questo discorso succederà che sarà ripreso tutto. Le sante puntate, ogni volta che personaggi usciranno dal reality saranno interrogati sul fatto. Veramente ha stufato. Ora andiamo a leggere cosa mi dice Jennifer. Sì, ma secondo me si evolveva e magari maturava. A cosa ti riferisci? Noiosa la puntata, ogni tanto mi sono anche addormentata. Sì, ma alla fine chi se ne frega di questa storia, se la vedranno in tribunale. Esatto. Che poi non so se mai se la vedranno in tribunale, proprio perché Francesco in qualche modo lo ha ammesso durante la puntata seconda, mi sembra, sì. Quindi di cosa stiamo parlando? Comunque si è ripreso l'argomento e si riprenderà sempre, 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 sempre. Intanto poi ai vari in nomination, ai vari in nomination, alle persone in nomination sono state fatte sorprese con i vari familiari, un momento pianto, momento commozione che ci deve sempre essere. E poi cosa è successo? Sto leggendo qua. Ah, praticamente adesso hanno riunito
il gruppone, quindi tutti adesso saranno in un'unica isola e io sinceramente me lo aspettavo. Perché ormai era da troppo che stavano separati, si erano già create troppe alleanze tra persone, quindi bellissima questa cosa che finalmente le hanno riunito tutti, penso che andranno tutti nell'isola del Mejor, penso di sì. Comunque c'è stata lo stesso la prova Mejor Peor, il peggiore è stato Paola, sono contentissima, anche se pensavo che il peggiore sarebbe andato direttamente in nomination, invece no. Vabbè. Comunque ha avuto la sua, come si dice, il suo fardello, perché non mi viene l'altro termine che volevo dirvi, perché essendo il peggiore sarebbe dovuta stare tot tempo, non sappiamo quanto, vedremo, attaccata, unita con la persona che aveva nominato. E questa cosa gliel'hanno detta ovviamente dopo la nomination. Lei ha nominato Bianca che odia, praticamente ha fatto capire che non le piace come persona e quindi adesso per tot tempo vedremo quanto sono collegati insieme da una corda, da un moschettone. Vabbè. Questa cosa potevano anche evitarla perché, boh, non lo so. Va bene, vuoi forzare a stare insieme così si possono chiarire, eccetera, però, boh, mi sembra un po' una cavolata. Comunque, vabbè. E poi c'è stato quel siparietto di nuovo sul tragicomico. Quando hanno fatto parlare Craig di una esperienza paranormale, hanno fatto vedere una bambola, Emily, e hanno praticamente detto che questa bambola era sotterrata sotto la casa della sorella di Craig. Prima che lui partisse per l'isola, i nipoti gli avevano detto che questa bambola era fuoriuscita da sola dal terreno e lui aveva sentito che questa bambola aveva bisogno di una famiglia, non lo so, non ho capito bene, perché lui non si capisce proprio quando parla. Io sto lì che, ma non si capisce, un po' l'ha spiegata Alessia, però ho capito e non capito, ecco. Era anche qui un siparietto che si poteva evitare, perché poi non ha avuto un seguito, non ha avuto uno scopo, hanno solo detto che serve una padrona per questa bambola, l'hanno voluta appioppare a Mara, che lei non ne voleva assolutamente sapere perché lei ha paura di queste cose paranormali. Però vabbè, c'è stato di nuovo questo siparietto fantastico. No sense. Ah, ok, parlavi di Filippo. Sì, ne vedremo delle belle con questa reunion. Eh sì, perché adesso inizia forse l'isola vera e propria. Vedremo se certe alleanze rimarranno così oppure no. Ecco, poi ultima cosa e poi vi lascio perché non voglio far durare troppo questa diretta, proprio per il fatto che non voglio che mi si blocchi. Io spero esca Paola, così la coppia Rosa e Paola scoppia. Sì, adesso diciamo i nominati della settimana sono Franco, Paola e Nino barra Gaspare. E sono contentissima perché Paola e Franco sono in nomination e secondo me tra i tre quasi al 99% uscirà Paola perché è molto... Cioè, a tratti è simpatico, comunque sembra si dia da fare, però è un po', boh, tutta sulle sue, mi sembra un po' altezzosa in certi comportamenti, quindi non mi piace, ecco. Anche la giustificazione che ha dato della sua nomination non mi è piaciuta, come non mi è piaciuta la reazione che ha avuto quando Bianca l'ha nominata. Boh, speriamo che vada via Paola, però appunto volevo parlare di queste nomination più che altro per Gaspare, che è stato praticamente nominato, quante volte ho detto praticamente? Praticamente è stato nominato da Simone, che è stato il Mejor. Lui si è preparato tantissimo questa settimana per diventare il Mejor, ce l'ha fatta, e io all'inizio diciamo che ero contenta, però sono rimasta veramente sconvolta come Mara e penso tutti, perché
perché ha dato una motivazione assurda per quanto riguarda la nomination. Lui doveva nominare un qualcuno che sarebbe andato direttamente al televoto e appunto è stato Gaspare, ma ha detto lo nomino perché non mi è piaciuto il fatto che per 2 volte di seguito ha nominato Elena. Ok, sei praticamente innamorato, perso di Elena. Elena non te se fila di striscio, come si dice. Lei fa la simpatica, fa tutto, ma è innamoratissima del suo Gianluca. Quindi Simone può scordarsela, però lui ovviamente, essendo uno che non ha avuto mai una donna, non sa forse come funziona il mondo. Boh, non mi è piaciuto anche perché durante tutta la settimana lui è stato, non dico pappa e ciccia, però comunque sempre insieme a Gaspare facendo il fuoco, facendo vari lavori sull'isola. Quindi io mi aspettavo sinceramente che nominasse una Paola, che nominasse una Francesca, non lo so. Oppure non voleva nominare una donna, nominavi qualcun altro, ma proprio lui nomina un qualcuno che magari non hai conosciuto durante l'esperienza, perché non so se è stato sull'isola con tutti, sì, forse sì. Però l'ho trovato molto strano e mi è spiaciuto tantissimo. Secondo me è rimasto spiazzato Gaspare perché non se lo sarebbe mai aspettato. Adesso, fra poco, inizia il prime time, quindi vediamo se ho il tempo di andarlo a guardare, perché secondo me Gaspare qualcosa una volta arrivato sull'isola l'ha detto. Vabbè, comunque non credo che uscirà perché secondo me Gaspare è uno dei papabili. Non dico la vittoria, io ne sarei contenta, però almeno arrivare in finale secondo me ce la può fare. E cos'altro vi volevo dire che mi è sfuggito di mente? Ah sì, praticamente Simone è stato il Meor e ha avuto la possibilità di scegliere una donna tra tutte, chissà chi, Elena, e hanno preso il barchino e sono andati sull'Isla Bonita. Anche lì non si sa per quanto tempo staranno in questa isola dove praticamente, scusate, ma mi prude il naso, c'è una specie di capanna, un posto al riparo con letto, con tutti i comfort, c'è anche la macchinetta del caffè, quella che sponsorizza l'isola, anche l'acqua Lete che sponsorizza, quindi ho fatto vedere tutte le varie sponsorizzazioni. E niente, adesso staranno lì, Simone sarà contentissimo, ma io direi povera Elena, perché se finora lei è stata amica o comunque complice suo, secondo me in questo frangente lei cambierà un pochino, perché se lui è come alla fine tutti gli uomini, che poi ci prova fino all'ossessione, lei due ne dirà. Vedremo, staremo a vedere. Intanto ieri lei ha chiesto del suo fidanzato, quindi però lui non ha sentito. Ecco, questa è stata una piccola pecca, dovevano fargli sentire a Simone che lei aveva chiesto del fidanzato. Comunque, a parte ciò, questa è stata la puntata di ieri, vedremo come si evolverà. Io vi aspetto il prossimo mercoledì, sempre qua in diretta, più o meno l'orario è questo, dipende sempre da quando Aurora va a fare la nanna. Vado a leggere le ultime cose, a me Simone non piace, per me vince Amauris. Ecco, a me Simone non dico che mi è piaciuto all'inizio, però sembrava un simpatico, eccetera, eccetera, ma più passa il tempo, più non mi piace, mi sembra un po' viscidino, mi sembra un po' ok che lui è uno solitario, secondo me non ha tante amicizie perché è proprio un lupo solitario, vive in una casa isolata dal mondo, diciamo, immerso nella natura, il suo mondo lì. Quindi ha un po' un carattere particolare, però non mi piace, mi sta sempre andando più giù. Vedremo come al solito, io adesso vi lascio così almeno sono tranquilla che la connessione c'è ancora. Mi spiace che forse non si vede benissimo, non so cosa dirvi perché sto utilizzando la mia connessione, io mi sto registrando e mi vedo bene, ma sotto che ho il PC mi vedo un po' sgranata, ditemi se mi vedete sgranata oppure mi vedete limpida. Spererei limpida, ma non lo so. Spero
Speriamo che almeno abbiate capito qualcosa in quello che ho detto, anche se non mi avete visto tantissimo. Ciao Vale, un bacio ad Aurora. Scusami se sono poco presente alle dirette, ma ho due bimbi piccoli. Non ti preoccupare, Liana, mi fa comunque piacere che hai trovato il tempo per venire a trovarmi. Ti do un bacione grande anche ai tuoi piccoli. Ciao anche a Jennifer, ciao a tutte le persone che sono connesse e a tutte le persone che si connetteranno e guarderanno questa diretta in streaming. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi anche su Instagram perché sono molto più attiva, cioè tutti i giorni sono attiva, quindi mi trovate, se dovete anche chiedermi qualcosa, mi trovate. Nulla, per quanto riguarda l'isola, ci vediamo mercoledì prossimo, purtroppo, perché io preferivo il martedì. Ciao Elga! Ciao 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 ciao! Un bacione a tutti voi! Ciao! Eh sì, troppo tardi, mi spiace!